Sequestrata una discarica abusiva di oltre 1500 metri quadrati. Si chiama Stop and Go, l'operazione dei carabinieri di Agrigento, che ha colto sul fatto i furbetti che abbandonavano i rifiuti per strada. Le indagini, partite a ottobre del 2018, hanno permesso di denunciare 22 persone ritenute responsabili di avere alimentato, per mesi e con rifiuti di ogni genere, una vasta discarica abusiva alle porte di Porto Empedocle, nella zona di San Calogero Napolitano. I furbetti avrebbero scaricato i rifiuti da autovetture, furgoni e mezzi cassonati per poi allontanarsi di gran carriera. A immortalare le loro azioni, però, c'erano delle telecamere nascoste disseminate sul posto. Le indagini hanno consentito di risalire all'identità dei presunti responsabili e dei loro mezzi. Tra i denunciati ci sarebbero anche degli insospettabili, dei quali non ci si aspetterebbe tale condotta. L'operazione è stata chiamata Stop and Go proprio per le modalità con cui venivano abbandonati i rifiuti. Si tratta di operazioni fulminee alle quali seguiva la repentina fuga. I particolari sono stati resi noti questa mattina al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla presenza, tra gli altri, del tenente colonnello Rodrigo Micucci, a capo del reparto operativo, del PM Paola Vetro, del capitano Luigi Garrì, comandante della compagnia di Agrigento, e del maresciallo maggiore Igor Sistilli, comandante della stazione di Porto Empedocle. Oltre al sequestro dell'area in attesa di bonifica, di proprietà del comune di Porto Empedocle, e alla denuncia di 22 soggetti, sono state elevate sanzioni per 14.000 euro. Inoltre, i carabinieri, su provvedimento della Procura della Repubblica di Agrigento, hanno fatto scattare i sigilli per 13 veicoli che sono stati appunto sequestrati. 4 le telecamere nascoste piazzate dai carabinieri della stazione di Porto Empedocle. Dalle indagini sarebbe emerso che qualcuno avrebbe più volte depositato i rifiuti sul posto. Qualcun altro avrebbe abbandonato anche la guaina dei cavi di rame rubati. C'è anche chi avrebbe appiccato un incendio, forse per cancellare le tracce o ripulire la zona. Tra i rifiuti abbandonati anche oli esausti, batterie e pesce andato a male. Sarebbero stati sorpresi infatti diversi venditori ambulanti di prodotti ittici, tutti risultati abusivi in quanto privi di licenza. A catalogare i rifiuti speciali e a verificare la gravità dell'inquinamento è stata l'ARPA. L'area sequestrata era già stata posta sotto sigilli a maggio dello scorso anno, ma nonostante il sequestro, i carabinieri avrebbero notato come la gente continuasse ad usarla come discarica a cielo aperto. Da qui la decisione di ampliare la strategia e posizionare 4 telecamere nascoste. L'inchiesta, coordinata dai PM Paola Vetro e Alessandra Russo, ha documentato anche persone comuni che abbandonavano rifiuti solidi urbani nella discarica. Ne sono state contate 24, per ognuna delle quali è scattata una sanzione amministrativa di 600 euro. L'indagine odierna ha consentito, attraverso attività tecniche, in particolare filmati video di telecamere piazzate sul territorio dai carabinieri della stazione di Porto Empedocle, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, ha consentito quindi di acquisire elementi di prova certi per poter far scattare una denuncia nei confronti di 22 individui ritenuti appunto degli inquinatori. E la caratteristica pregnante di questa indagine è anche quella di essere riusciti a individuare e sequestrare circa 13 automezzi che erano stati utilizzati appunto per trasportare i rifiuti in quest'area estesa circa 1500 metri quadri, che è stata anch'essa sottoposta a sequestro.